che fa la foto alla regina? Chi è che fa la foto alla regina? Buongiorno, io sono particolarmente emozionata, scusatemi. E oggi abbiamo questo incontro su una crisi terminologica in Italia, nel senso che spesso dal punto di vista giornalistico ci dobbiamo affidare a fonti estere e renderle in italiano oppure cercare di presentarci all'estero. Un problema è sia quello che dobbiamo riuscire a scegliere le fonti giuste e soprattutto dobbiamo renderle nel modo corretto. L'esempio che vi porto e che ha scatenato un po' anche l'idea di questo workshop è l'intervista che Grillo aveva rilasciato al Time a marzo con Stephen Farris. Grillo, secondo quanto poi riportava un giornale terzo, cioè il Corriere, aveva detto che se il Movimento 5 Stelle avesse perso le elezioni, o comunque se il loro movimento avesse fallito, allora ci sarebbe stata violenza nelle strade. E questo ovviamente su Twitter, su Facebook e poi anche sui media, diciamo, più tradizionali come la televisione e altri giornali, ha sollevato un vespaio di proteste perché Grillo, aizzatore delle folle, che non vede l'ora di distruggere tutto l'establishment. E dato che comunque già non ama particolarmente il giornalismo, fornirgli un'altra carta per criticarlo non è stato il massimo. In realtà l'intervista non diceva affatto quello. È stato preso un pezzo della frase, inserito completamente fuori contesto, perché in realtà lui diceva: la gente è allo stremo, io cerco di incanalare la rabbia delle persone in un movimento costruttivo, se anche questo tipo di movimento e questo tipo di tentativo di sedare la rabbia fallisse, allora sì, ci potrebbe essere della violenza delle strade, ma sicuramente non parlava di elezioni o proteste. Poi magari ha fatto altro ultimamente davanti al Parlamento, però insomma questi sono altri discorsi più avanti. E quindi che cosa secondo me, dal punto di vista di non giornalista ma traduttrice, di cosa ci sarebbe bisogno? Di professionisti che si affidano a altri professionisti, cioè persone che sappiano tradurre e che sappiano anche magari sì riassumere i contenuti, però in modo non strumentale. E poi sarebbe anche bello che per parlare di Italia all'estero ci fossero degli italiani che si sanno presentare. L'Italia per i giornali stranieri spesso è affidata alla narrazione del giornalista straniero che sì vive in Italia da 10, 15, 20 anni magari, ma non è italiano e non capisce probabilmente un determinato tipo di cultura piuttosto che un determinato tipo di meccanismi interni. E quindi ci sono, secondo me, delle questioni sì da sviluppare e anche delle professionalità da sviluppare. Il traduttore che parla di emergenze sociali non può parlare di economia, perché altrimenti poi se ne esce con strafalcioni inguardabili, in e out. Comunicare è corretto, però fatelo nel modo giusto. Ecco, e qui ho cercato di chiamare delle persone a cui, che sono comunque delle mie fonti e che mi danno tante novità, notizie e tante informazioni sia in italiano sia in altre lingue, perché comunque hanno dei canali e delle capacità anche di linguaggio che sono da sfruttare. C'è un grande assente, che è Marco Castelnuovo, bloccato dal governo nascente, però sì, ha detto che ci pensa lui, quindi siamo in buone mani. E parlavamo dell'aspetto sociale, economico e di fonti. Annoverata fra le fonti migliori su Twitter dal punto di vista della comunicazione e dello sviluppo, dal punto di vista del mondo anche arabo, non parlo solo dell'inglese, io traduco in inglese, ma c'è tutto un altro mondo al di fuori, è Alaska, cioè Marina Petrillo, che ringrazio tantissimo di essere venuta, così come Tonia e Filippo, e che è una fonte inestimabile per chi vuole veramente conoscere il mondo arabo, non solo la parte egiziana. E lei ha fatto una scelta precisa, cioè
sceglie e interagisce con fonti sia arabe però che si interfacciano con noi in inglese e magari ci vuole raccontare qualcosa. Ah, prima di tutto grazie Sara, è stato molto divertente anche l'allestimento delle riflessioni da cui Sara è partita per organizzare questo panel e noi stiamo scoprendo adesso di che cosa parleremo esattamente, quindi più sono precise le domande meglio è. Sì, una cosa che raccontava Sara, come Sara mi diceva, l'intermediazione della lingua. La lingua per me su Twitter è un pensiero costante, un po' perché secondo me in questi giorni abbiamo parlato tantissimo di numeri, ma secondo me la vera differenza qui, anche e soprattutto nel lavoro che facciamo sui social, la fa la parola, possibilmente una parola curata, di qualità, e anche quindi una possibilmente una traduzione curata, senza cadere nelle solite incidenti dei falsi amici, no? Quindi educazione al posto di istruzione e tutte queste cose qui che tra l'altro mutano poi la lingua di arrivo, no? Quando la si porta ai propri lettori. La questione dell'inglese è, diciamo, forse la motivazione a rovescio. Io dopo molto tempo già che seguivo l'Egitto e i citizen journalist egiziani, che sono loro le vere fonti inestimabili, diciamo così, ho scoperto che probabilmente, siccome io non parlo arabo e ho iniziato da pochissimo a studiarlo, mi ci vorranno 102 anni prima di avere un'idea, e ci sono anche poi tutta una serie di varianti dialettali che comunque renderebbero molto complicato rendervi direttamente ciò che viene raccontato, ho scoperto che in realtà il motivo per cui io ho cominciato a seguire l'Egitto da subito è stata la lingua coloniale dell'Egitto, l'inglese. La Tunisia, che come lingua coloniale è il francese, quindi come lingua franca che loro hanno scelto di usare nell'intermediazione, che ha il francese, è a me molto più inaccessibile, quindi mi devo affidare ad altri che a loro volta traducono. Sull'inglese, diciamo che per chi conosce la mia timeline è abbastanza bilingue, diciamo, no? Quindi, soprattutto perché poi seguo tanto anche gli Stati Uniti, è stato molto facile incontrarli in questo modo. E alla base di questo c'è una scelta, di cui ho anche poi parlato direttamente con loro al Cairo. La scelta di parlare tra di loro in arabo, soprattutto per quello che riguarda il lavoro organizzativo e la riflessione politica, la discussione politica, ma di parlare con noi in inglese. La rivoluzione è stata raccontata in inglese. Ed è stata raccontata perché per una doppia ragione: il desiderio di voler far parte del mondo e quindi di trovare un ponte, nonostante l'orgoglio della lingua madre, di trovare un ponte con il quale incontrarci, e soprattutto l'assicurazione sulla vita di essere guardati, perché ancora oggi magari insomma i media hanno spento un po' i riflettori su di loro, ma le cose più interessanti stanno succedendo adesso. Loro hanno molto bisogno che noi li guardiamo, più noi li guardiamo e meno loro muoiono. Questo è un meccanismo abbastanza spaventoso se ci pensiamo, ma è così. Questa lingua che loro hanno scelto è un inglese molto colto, perché viene dalle università e viene da lunghe tradizioni familiari, viene da questa storia di colonialismo inglese in Egitto, ma è chiaramente una lingua franca, è proprio perimetrata come tale. La vera lingua dove accade tutto, dove accade il pensiero, le relazioni sociali, è la lingua inaccessibile, è la loro lingua. E quello che a me colpisce molto di questo inglese che loro usano con noi, questo inglese molto bello, nel quale si individuano alcune strutture dell'arabo. La cosa straordinaria che a volte mi faccio raccontare e tradurre da chi invece sa l'arabo, alcuni dei tweet che seguo di più, mi viene in mente Alaa Abd El Fattah, per esempio, che pare scriva in un arabo straordinario, ricchissimo, molto, soprattutto su Twitter è difficile, insomma. Questa stessa ricchezza, questa stessa anche capacità di costruzione della frase, di sintesi, eccetera, la si vede nei suoi tweet in inglese. E la cosa strana è che il loro inglese sta cambiando il gergo di chi li segue, cioè anche gli americani, gli anglosassoni che li seguono, hanno adottato delle formule di rito di saluto che vengono dall'arabo in realtà. Penso per esempio quando ci salutiamo, hallo ya, ala, no? Quel ya che somiglia un po' al you è in realtà un'espressione che loro usano per salutarsi, un rafforzativo di confidenza, di simpatia. E ormai lo usiamo tutti, anche chi viene dall'italiano, chi viene dal francese. E questo mi fa pensare che l'inglese continuerà a cambiare anche con l'apporto delle migliaia che lo utilizzano
per raccontarci storie lo utilizzano esclusivamente come lingua di intermediazione, come lingua di passaggio. Ma è una cosa che comunque c'è sempre stata con l'inglese. L'inglese degli inglesi non esiste più. Ed è anche un bene alla fine, perché è una lingua in grado di adattarsi alle varie esigenze, ma anche di assorbire le varie esigenze. Ci sono l'inglese indiano piuttosto che quello americano, lo spagnolo. Quello spagnolo piuttosto che quello parlato nel mondo arabo, diventa alla fine un unico melting pot che aiuta tutti a capirsi mutualmente. E la cosa che più mi spiace da questo punto di vista è che l'italiano non stia portando nulla. È un deserto di proposta. Io posso dire, non so, c'è il Sole 24 Ore che si presenta con delle traduzioni degli editoriali, piuttosto che Vatican Insider per la stampa, seguitissimo adesso per ovvi motivi, ma comunque che offre sempre un servizio puntuale. E poi? La cosa strana è che in Italia produciamo tantissima traduzione, diciamo, giornalistica verso l'estero dal mondo del design della moda. Esatto. Addirittura ci sono riviste bilingue e non ce l'abbiamo invece nelle storie che più riguardano la nostra cultura, gli avvenimenti della nostra vita politica. Sì, non c'è veramente niente, se non a volte, sì, ci si è, per mancanza di soldi, di tempo, a volte anche per mancanza di rispetto della professione, perché sì, ma tanto io l'inglese lo parlo, ma lo scrivo io l'articolo, tanto capiranno. Poi uno, madrelingua, o anche una persona che sa un inglese decente, legge e dice: cos'è? Le costruzioni sono diverse e le espressioni sono diverse. C'è una cosa brevissima che ci tengo a dire, perché mi sembra un po' una premessa del ragionamento che fai tu. In Italia c'è un problema nel trattamento dei traduttori in generale. Sì. L'Italia è un paese che vive tantissimo di traduzione, il cui italiano si forma soprattutto in libri stranieri tradotti in ottimo italiano dai nostri traduttori. Ci sono intere scuole straordinarie, c'è una tradizione di tre generazioni di traduttori eccezionali. Noi siamo uno dei pochissimi paesi dove, quando viene recensito un libro, si cita il numero di pagine, l'autore, l'editore, ma non il nome del traduttore. Se andate su QWERTY, nelle chat dei traduttori, c'è tuoni e fulmini su questa cosa. Li pagano poco e stanno molto risparmiando sul lavoro anche dell'editor che riguarda la traduzione. È un lavoro trattato molto male, quindi con poco rispetto, quindi è facile che poi chiunque si possa improvvisare del traduttore. Poi ci sono però i risultati, come appunto Grillo che dice che scateneremo la violenza sulle strade, e in realtà non lo dice. E dal punto di vista economico, qui abbiamo l'esperta, e c'è anche lì una carenza sia in entrata che in uscita. Cioè, Tonia parlava già ieri in un altro incontro, parlava di giornali che comunque vengono letti anche da un pubblico italiano, ma letti in un modo alquanto superficiale. Sì, no, l'inglese ha un vantaggio competitivo, nel senso, appunto, essendo una lingua universale, tutti leggono, tutti i giornalisti economici la mattina leggono, credo, il Financial Times, il Wall Street Journal, eccetera, devono informarsi. Però non sempre questi articoli poi sono i migliori articoli che escono sulla stampa straniera. Questa è una banalità, ma è utile dirla. E questo è un primo fatto, diciamo inconfutabile. C'è una mitologia che riguarda soprattutto sui giornali italiani, perché se voi, io leggo appunto i giornali inglesi, leggo i giornali francesi e quelli tedeschi, non esiste in nessun'altra parte al mondo questa mitologia attorno alla stampa straniera. Cioè non esiste che la Süddeutsche o sulla Frankfurter o neanche su Le Monde ci siano paginate intere che cosa ha detto la stampa di noi. Almeno io non le vedo, non mi sembra che ci siano queste... e quindi questo è un primo punto su cui riflettere, nel senso, noi abbiamo un'idea un po' forse mitizzata, no, della stampa straniera. Stampa straniera che, nella mia esperienza, capisce ben poco, per esempio, di politica italiana. La politica italiana è una delle cose più, se volete, complesse, ma anche raffinate che ci siano, secondo me, in Europa. E quando io leggo i giornali tedeschi, spesso e volentieri, provo un'enorme delusione. A mio avviso, per esempio, la lettura di questo bipolarismo imperfetto scardinato dal fenomeno Grillo che c'è stato a febbraio con le elezioni politiche non è stato minimamente capito. Cioè, la Zeit, che è un autorevole settimanale tedesco, ha titolato Avanti Popolo, ma un po' riduttivo forse, no? Esatto.
quasi nessuno ha colto, quasi tutti hanno colto nel fenomeno Grillo una sorta di ribellione contro l'euro, cosa che secondo me è del tutto marginale nel fenomeno sì, Grillo. Lo ha ribadito anche nell'intervista a Metro, sempre ripresa anche lì dal Corriere, che mi odierà, sì. D'ora in poi non lavorerò mai per loro, ma anche lì hanno detto... l'unica frase presa era l'Italia adesso è come la primavera araba, sì. Nessuno rimpiange Mubarak, nessuno rimpiangerà Berlusconi, che infatti è più o meno, insomma, infatti è lì ed è l'agenda a tutti. Esatto. E ricordare che Mubarak controlliamo ogni giorno che non lo liberino, per cui attenzione, esatto. Non è mai finita. Più o meno non ne sono. Però questa, un fenomeno invece positivo è questa grande divulgazione che c'è della stampa in inglese, che è aumentata esponenzialmente anche con i social media come Twitter e Facebook, e che in qualche modo ha stroncato carriere giornalistiche italiane tipiche che una volta erano basate sul plagio. Mi spiace dirlo, ma insomma io non posso far nomi, ma ci sono grandi giornalisti o siddetti tali che hanno campato per anni copia e incollando articoli New York Times. Queste carriere, credo, fortunatamente sono morte, perché oggi è molto più facile, no? Prima, ecco, uno doveva uscire, andare in edicola e comprarsi New York Times. Magari qualcuno lo faceva, ma oggi sono accessibili su internet e quindi si sgama, come si dice a Roma, subito il giornalista che copia e incolla. Sì. E quindi questo forse è un fenomeno molto positivo della grande divulgazione della stampa, ed è un altro forse punto su cui riflettere. Io sto riflettendo su... Sara ci ha dato una scaletta, io quindi rispondo a quella scaletta, essendo mezza tedesca. No, e poi vorrei anche... quindi io credo che ci sia appunto una... Anche sulla... No, un altro spunto che trovo molto interessante è questo della parola, insomma, della cura per la parola, della qualità della parola, che diceva Marina prima. Questo è un punto, secondo me, fondamentale, ma non solo la cura della parola, ma la cura della fonte. Sì. Perché l'altro grande problema, secondo me, oggi della stampa è il saccheggio, nel senso, mi riferisco per esempio a fenomeni su Twitter che ritwittano, no, appunto, delle notizie. Marina, per esempio, cita sempre la fonte, ma ci sono molti giornalisti, io parlo anche di giornalisti economici, che non citano la fonte, quindi... Mi ritrovavo a seguire il Consiglio europeo, improvvisamente vedevo uno che twittava da Milano, diceva fonti, il Consiglio è finito, che aveva evidentemente copiato senza citare la fonte da un giornalista presente al Consiglio europeo. Però questo pone un problema ai giornali tradizionali, perché i giornali tradizionali come La Stampa, il Corriere Repubblica, cioè, spendono soldi per mandare in giro i giornalisti. Se poi c'è qualcuno su Twitter o su Facebook che ritwitta le notizie senza citare le fonti, questo evidentemente arreca un danno a questi giornalisti, ai giornali, e demotiva gli editori, no, a investire perché i giornalisti vadano in giro. Sì, perché l'idea è che trovo questa persona che sappia capire quello che si dice, lo ritwitta piuttosto che prende un pezzo di un articolo, ne prende un altro, lo mette in una bella forma e la cosa è fatta. Esattamente. Poi succede come con il Boston Bombing, dove c'erano 15 morti. Questo è ancora un altro problema. E invece erano 6. E quindi, cioè, per chiudere questa... Quindi secondo me oggi il problema deontologico numero uno per i giornalisti è la correttezza sulle fonti. Io, provenendo poi da un'agenzia di stampa come Reuters, su questo ho una sorta di... sono marchiata come una mucca, non so come dire. Su questo sono assolutamente... Ecco, quando io cito per esempio giornali stranieri, lo faccio veramente... cioè, lo faccio sempre, cerco di farlo sempre. Come cerco di citare le agenzie di stampa? Perché venendo da un'agenzia di stampa, è molto importante per un giornalista d'agenzia di stampa essere citato su un giornale. E quindi io mi ricordo questa lezione. E quindi, ecco, chiudo dicendo questo: per me la più grande lezione oggi, la più grande sfida deontologica per i giornali, social media, eccetera, oggi è appunto la correttezza nel citare le fonti, nel menzionare appunto la provenienza delle notizie, no? Sì, e anche la cautela, ecco. Ad esempio, con le dimissioni di Benedetto XVI, la prima a dare la notizia è stata una giornalista dell'ANSA. In latino. Esatto. E la cosa ha fatto sì il giro del mondo, e lei è stata ricordata
quelle ore dopo che tutti avevano dato la notizia, senza però darle credito. E questo è sbagliato. Durante questi giorni si parlava anche del fatto che con questa enorme quantità di informazioni, se uno effettivamente sa un po' le lingue, diventa, fra virgolette, facile dire sono un citizen journalist, che però alla fine, se c'è una professionalità come può essere quella del traduttore, c'è una professionalità anche quella del giornalismo, del giornalista che ha studiato, si prepara, parla di quello che sa, e se non sa comunque va a chiedere. Ed è una cosa che dal divano di casa tua non puoi fare. È chiaro che puoi affidarti a certe fonti, però poi devi comunque riuscire a costruire qualcosa. O quando senti una notizia, se qualcosa non ti torna, indaghi. E qui abbiamo Filippo che ha una certa notizia di Monti che reclamava un appoggio teutonico. ha indagato. No, intanto buongiorno, grazie intanto a Sara, ai panelist, a tutti i presenti per questa occasione. No, il caso di Monti è un po' paradigmatico di quello che diceva Tonia e che raccontava Marina, no? E cioè di questo nuovo terreno di scontro o incontro che si è allargato di una quarta dimensione, che è quella della rete. Cioè tutti, chi fa questo lavoro per professione, si trova che gli arrivano missili da tutte le parti, e a volte appunto uno magari è lì a seguire il Consiglio europeo e si trova uno da Milano che gli dice che è finito, quando uno sta lì davanti la porta e si chiede, dice, ma questo come l'ha saputo? L'ha sparata, l'ha detta, l'ha copiata, l'ha incollata, oppure no? Magari no. A me è successo una volta con Berlusconi, e sono recidivo con il portavoce di Angela Merkel, perché Berlusconi durante una pausa di un consiglio europeo ha trovato il tempo per fare una telefonata a Bruno Vespa, consiglio europeo drammatico, e fa una telefonata a Bruno Vespa dicendo delle cose riferite alla Merkel, al che era già insomma notte avanzata, chiaramente Sherpa che lavoravano intorno, sala stampa che aspettava le conferenze stampa di rito. Io su Twitter ho mandato un tweet al portavoce di Angela Merkel dicendo: ma è vero che Angela Merkel ha detto così, così, così? E sostanza che, siccome lo sfortunato era sveglio perché stava seguendo i lavori, mi ha risposto dicendo: no, non si è mai occupata di cose italiane, eccetera, eccetera. Allora mi metto pure nei panni dei giornalisti che stanno lì al Consiglio europeo, che gli arriva un rompi, come si chiama, che gli fa il tweet al portavoce e lo sventurato risponde, e quelli improvvisamente si è trovata la sala stampa, soprattutto la parte italiana, che no, si trovava con i colleghi tedeschi che già stavano lavorando, magari quelli italiani erano meno reattivi aspettando la conferenza stampa di Berlusconi alle 5 del mattino, e nel frattempo la notizia era già evoluta ed era, si era interiorizzata, era diventata una cosa italiana, insomma mezzo scontro. Mi è risuccesso un'altra volta con Monti, che aveva detto, durante la campagna elettorale, aveva detto che insomma Angela Merkel non avrebbe mai visto di buon occhio un governo di sinistra o comunque una presenza forte della sinistra in un esecutivo, e lo stesso. Io ho fatto una domanda, ma non è la domanda, cioè vabbè, ci sarà pure un po' di serendipity, però era una domanda che voleva essere in qualche modo una domanda giornalistica, cioè c'è una fonte primaria che è disponibile online su Twitter, mi sento autorizzato, punto interrogativo, a chiedere direttamente che cosa ne pensa. È vero, insomma, la verifica, niente di straordinario, non è una roba, non è uno scoop, è semplicemente ti si faccia una domanda, si dia una risposta, insomma, diceva il maestro. E lo stesso ha detto: no, mai parlato di questa cosa. Poi il portavoce evidentemente ci aveva preso gusto, e quindi anche il povero Monti si è trovato tra virgolette smentito. Poi magari Monti poteva parlare, è chiaro che Monti parlava di conversazioni riservate, di altro livello, è ovvio che la risposta del portavoce su Twitter è in 140 caratteri. No, però è una notizia, nel senso, io sto parlando di non notizie. No, hai ragione. No, cioè tu hai prodotto una notizia che è diverso, diciamo, perché lì la fonte è chiara, sei tu e del portavoce della Merkel, e questo è un modo correttissimo di fare giornalismo, intelligente, e questa è avanguardia. Io parlo proprio di un grande caos che si vede spesso su grossi eventi, oppure parlo di, per esempio, io sono stata 8 volte in Grecia, no?
ho visto delle cose terrificanti, eccetera. Però guardate che sulla Grecia circola anche parecchia monnezza, cioè circolano parecchie notizie false. E anche lì è complicato da Twitter rendersi conto cosa succede veramente, no? Bisogna essere lì, bisogna... ecco, ma questo è, no, ma è giustissimo, è sacrosanto. Io dico semplicemente che abbiamo due ordini che non sono diversi, ma sono molto collegati. Certo. Cioè abbiamo da una parte un'esigenza di regia, ecco, Marina in questo è un DJ straordinario, sì. Cioè di scegliere, selezionare una serie di fonti che siano fededegne, credibili, aggiornate e che poi variano. Anche lì c'è pure un fattore tempo, cioè una fonte che è affidabile per un certo periodo, magari non lo è più avanti, perché poi c'è la vita, tanto più nel citizen journalism, per cui uno poi nel frattempo fa altre cose, si occupa di altro. Quindi c'è un lavoro giornalistico di un DJ set, in cui io scelgo le mie fonti, le riracconto, ci faccio un lavoro giornalistico sopra, non mi limito a semplicemente a retweetare, ma verifico, mi fermo un secondo, cerco di capire, non è semplicemente sono arrivato prima. Su Twitter lo si vede sempre con i famosi, con le morti, dei, sì, no, ogni tanto, esatto, muore qualcuno, ogni giorno muore qualcuno, sì, che poi non è morto e quindi, sì, è una specie di necrologio vivente. E questo è un fronte. L'altro fronte che a me premeva di sottolineare, e questo mi collega a quello che diceva Tonia, e su cui sono d'accordissimo, riguarda le agenzie di stampa. Io combatto una mia personalissima battaglia sulla seconda giovinezza delle agenzie di stampa, che dovevano essere superate, morte, sepolte dai social network. No? Già solo l'altro anno, qui da queste parti, andava, no, un po' di moda dire ma io neanche, cioè, non le eseguo più le agenzie di stampa perché c'ho Twitter, io mi faccio la timeline. Prima cosa è una, anche quella è un'altra mia ossessione, ne vengo fuori una specie di psicotico. Uno, che la timeline ci somiglia troppo rispetto alle agenzie di stampa. Cioè una cosa, oggi c'è un articolo sul Corriere della Sera proprio su questo tema che trovo molto interessante. Ah, sì, che... E cioè a dire, io seleziono quelli che seguo, seleziono le liste, eccetera. Questa timeline alla fine mi somiglia, mi corrisponde in una corrispondenza un po' oppressiva, opprimente. Cioè, se non ci fossero i retweet di qualcuno di quelli che noi seguiamo, che ogni tanto aprono una finestra su un'altra cosa, o se non ci fossero i miei beniamatissimi trending topics per raccontarci quello che pensano i bimbi minchia, eccetera, e probabilmente noi penseremmo che Twitter siamo noi, che ce la suoniamo, ce la cantiamo e ci corrispondiamo, buonasera, buongiorno, insomma una specie di Truman Show in cui uno la mattina saluta sempre la stessa coppia, poi vede sempre la stessa macchina che passa davanti, eccetera. Allora dico, perché? Perché invece le agenzie di stampa dovrebbero, e lo fanno, increspare, inquietare le nostre abitudini, la nostra dieta mediatica, come usa dire. Allora che succede? Succede che siccome sono rimaste l'ultimo terminale, proprio le vibrisse sulla realtà, su quel fatto un po' maleodorante che sono le notizie, in un universo giornalistico sempre più fatto di curation, di aggregazione, di traduzione fatta più o meno bene, eccetera, piccolo spazio pubblicità, oggi c'è una bellissima ad Arni Graf su Europa, il giornale diretto a Stefano Mechini, che è un community organizer di Obama, che Ed Miliband si è chiamato a Londra per dire senti, ci dai una mano a riorganizzare il partito, e lui ha scritto un pezzo molto interessante su questo tema che oggi trovate su Europa e di carta anche, e che forse servirebbe anche a noi in generale. E, no, però dicevo questo, allora le agenzie di stampa si sono trovate che erano superate, erano morte, erano sepolte, invece si trovano lì su quel fronte, su quel crinale, con un personale giornalistico giovane, sveglio, in gamba, multitasking, e che quindi sono capaci, hanno saputo fare di necessità virtù, raccontando direttamente le cose in presa diretta, senza avere timor panico nei confronti di Twitter. Cioè, nostro comune a molti amico, Vasco Pirri, che entra nella riunione dei grillini, no, buca la sicurezza, la segretezza, poi Vasco l'ha fatto proprio da Maranza, cioè Vasco entra, quella mattina ha fatto tardi, allora entra alla riunione grillina super segreta, super tenuta, eccetera, c'erano già i colleghi davanti, lui alla amici miei dice cos'è il genio, Vasco prende, guarda i colleghi e fa scusate non mi posso trattenere molto, devo entrare,
quelli l'hanno guardato come un pazzo, cioè come per dire ma questo ma che è cretino, invece quello fingeva di essere un parlamentare grillino che tanto non si conoscevano tra loro, per cui non c'era problema. Quello è imbucato nella riunione, si è fatto 2 ore di riunione, poi lui è un coatto e quindi mi diceva volevo prendere la parola e intervenire, vabbè, insomma, quello è un altro discorso. Però detto questo si è trovato nel ventre della balena e come l'ho raccontato? L'ho raccontato filmando, fotografando, eccetera, e poi etica e deontologia è uscito fuori e ai colleghi ha detto, cioè sono uno delle agenzie che è entrato, colleghi, sbubbiniamo, raccontiamo, lo diamo insieme. Voglio dire, adesso al netto della grande amicizia e stima per Vasco, per il lavoro, però... Generosità rarissima. Sì, generosità rarissima, poi magari l'avrà pagata, magari il direttore dell'agenzia, cioè, poi ci sarà una ragione perché uno è precario, il direttore dell'agenzia avrà detto col cavolo, a tutti. Okay, questo magari è un piccolo, invece no, erano tutti lì, Vasco, non è vero, erano tutti lì dentro. Però per dire che le agenzie di stampa, che non si sa bene più la ragione sociale, che non si sa bene più i soldi e gli abbonamenti, e sono troppe, dovrebbero essere di meno, eccetera, eccetera, dal punto di vista giornalistico, dei giornalisti e le agenzie di stampa sono oggi il terminale più vicino a quello che cambia, che si sta trasformando e che si riesce a integrare con quel lavoro di curation, di racconto, di aggregazione intelligente, non semplicemente di giusta posizione, di cui Marina è un esempio straordinario e che cerchiamo di fare ognuno a suo modo, un po' su Twitter, non so. Sicuramente, ad esempio, una cosa che ho notato con ANSA è che la parte inglese risponde non alle esigenze italiane ma alle esigenze internazionali. Noi non diamo noi all'estero, diamo all'estero quello che vorrebbe leggere, ed è sbagliato, perché comunque quando leggo il Boston Globe, perché adesso con i Boston Bombings era particolarmente seguito, piuttosto che un New York Times, mi danno l'America, diciamo, mi offrono loro stessi, e secondo me l'Italia non lo fa, o quantomeno lo fa limitatamente a determinati argomenti, economia soprattutto ultimamente, e politica, ma politica nel modo non sbagliato, però si punta, ecco, alla headline su Grillo piuttosto che a Berlusconi, ai suoi commenti gentili con la Merkel. E sbagliamo forse quello, ma d'altra parte è una strategia che deve essere rivista da sotto ogni punto di vista. Se tu, ANSA, mandi a me traduttore da farti un pezzo, io quello faccio, ANSA piuttosto che qualsiasi altro giornale o agenzia di stampa. Però allora perché non guardi anche a parte l'italiano all'estero, che magari comunque sono o gli italiani di seconda, terza generazione, che non parlano più italiano ma parlano tedesco piuttosto che inglese, piuttosto che qualsiasi altra lingua. Io parlo dell'inglese per esperienza personale, ma anche perché è lingua franca universale. Dovresti cercare di dare l'Italia, anche con cose giuste o sbagliate che ci siano, però effettivamente quello manca, cioè manca la volontà di rappresentare un po' quello che è. Mentre parlavate ho chiesto a Marco, dato che si parlava della politica che non riuscivamo a rappresentare, dicendo che la straniera, quello che dicevi tu, non capisce i meccanismi della politica italiana. Però... E lui dice che è impossibile spiegare, cercando di apparire un paese normale. Siamo un'anomalia che segue riti e meccanismi tutti suoi. Però se noi non diamo gli strumenti agli altri per capire, è impossibile che lo facciano. Ci sarà sicuramente lo Hooper della situazione, che però non guarda le cose dall'angolazione con la quale le guardiamo noi. No, ma poi c'è anche una... Secondo me c'è un fortissimo... provincialismo, c'è cioè una chiusura appunto su una dimensione politica molto autistica. Anch'io voglio raccontare un episodio che tiene conto proprio della totale inconsapevolezza che c'è, ma in buona fede, quello che succede all'estero. Io mi occupo di Banca Centrale Europea, tra le altre cose, e un annetto fa intervisto il governatore della Banca Centrale di Lussemburgo, che si chiama Yves Mersch. Era il momento in cui la Banca Centrale Europea, momento drammatico per l'Europa, stava comprando titoli, anche italiani. Io faccio questa intervista a Francoforte e me la mettono dentro con un piccolo richiamino in prima, taglio basso, quindi un'intervista, dice, cos'è, il governatore del Lussemburgo, quindi poi, cioè, chi se ne frega sostanzialmente. Sarà Olanda, ma Lussemburgo. Allora, cosa succede? Che la sera stessa...
mi chiama Reuters da Roma e mi dicono se possono anticipare, avevano saputo dal portavoce del governatore che c'era questa intervista. Loro prendono questa intervista e ci fanno quattro snap, quattro flash, che vengono tradotti poi in italiano, ma senza nessun tipo di... Fatto sta che il giorno dopo era su tutti i giornali stranieri l'intervista e lo spread è salito, cioè il rendimento sui titoli italiani è salito perché in questa intervista Mersch ha detto vorremmo smettere di comprare titoli italiani perché la politica è un disastro e quindi noi siamo orientati a smettere di comprare titoli italiani. Notizia che naturalmente per il mercato aveva un significato ben preciso e infatti lo spread è salito. Due o tre capi sono venuti da me il giorno dopo e hanno detto ma allora quello lì era importante. No, l'ho intervistato. Allora, che cosa spieghi? Cioè, cosa vuoi? Io non sono per esempio il tipo che poi va lì e dice guarda che questa è un'intervista da prima, dovete... Non lo sono. Quindi io non mi sono neanche lamentata. Però è stato merito di Reuters, non so come dire, sì. No? Reuters appunto ha tradotto la sera prima quell'intervista in inglese, il giorno dopo era sui giornali inglesi, non era sui giornali italiani, era sulla stampa, ma gli altri non hanno minimamente colto il significato di quell'intervista. Allora, in questo credo che ci sia molto provincialismo. Ma è una mancanza italiana di conoscenza di quello che è il mondo fuori da noi. No, ma anche il mercato, cioè quella era una notizia appunto che era un market mover, come si dice in gergo, uh-huh. No? Allora, solo il Teatore o il Corriere, qualcuno credo che siano in grado di capire... Si spera. No, no, poi, vabbè, naturalmente loro, la stampa è un giornale concorrente, però, ripeto, anche nel mio giornale c'era molta sorpresa del fatto che questa cosa avesse in qualche modo prodotto una reazione. E in generale... Ogni tanto quando devo piazzare, tra virgolette, delle interviste, devo spiegare in lungo e largo chi è, cosa fa, perché è importante intervistarlo. C'è una effettiva chiusura, basta aprire un giornale italiano per vedere quante pagine sono dedicate, dico una banalità, alla politica estera e, per esempio, appunto, a quello che sta succedendo nei paesi arabi, nei paesi in Maghreb, eccetera. E quante pagine sono dedicate alla politica interna. Dico veramente una banalità, anche nel paragone con, ripeto, con i grandi giornali, Le Monde non ne parliamo, perché Le Monde è un'eccezione straordinaria, perché è un giornale fatto sostanzialmente di politica estera, ma io parlo anche di giornali più autoreferenziali, appunto come i giornali tedeschi, eccetera, ma non esiste che fai 62 pagine di politica interna e due pagine di esteri. Ma anche perché poi, anche nel giornale, piuttosto che alla radio, in televisione, io faccio l'esempio Siria. Certo. Siria seguita in modo vergognoso. Puoi seguire Marina, puoi seguire Daniele Ranieri. Il nostro Mimmo Quirico però. Però, grande. Sì. Poi, no, certo. non e il, devi anche creare poi l'interesse per queste cose, purtroppo. E lì, sì. No, a me viene in mente però, sto sentendo proprio Mastro Bradipo. Che in Italia c'è un problema di traduzione dall'italiano all'italiano, per prima cosa. Allora, l'altro giorno mi sono molto divertita perché abbiamo fatto siamo stati con Radio Popolare praticamente in diretta Twitter permanente nelle famose 72 ore maledette, poi il giuramento di Napolitano, il suo discorso. Io per divertimento mi sono collezionata tutte le versioni della stessa frase detta da Napolitano in tutte le versioni che ne sono state date da chi stava facendo live tweeting in quel momento, che forniva anche un servizio a chi non poteva guardare la televisione, diciamo, o ascoltare la radio. Erano versioni, diciamo, almeno 20 versioni diverse della stessa frase, per esempio quella in cui lui a un certo punto si è rivolto ai parlamentari dicendo insomma, non da questo applauso non cerca per redenzione, eccetera eccetera eccetera. E la cosa buffa è che questo è normale nel momento in cui si parafrasa, si sta ascoltando una cosa in italiano, la si trasporta in italiano scritto e la si porta a qualcun altro. Il problema è che molti di questi usavano le virgolette. Okay. Allora, l'altro giorno lo dicevo, ogni tanto quando parliamo con i redattori di Twitter dico, oggi un altro proiettile d'argento, non usare mai le virgolette se non sei sicuro al 100% che la frase che citi tra virgolette sia esattamente quella che è stata pronunciata. Esatto.
E tutti, ah, ma questa è una regola di Twitter. No, questa è una regola del giornalismo. Difatti, ed è, fa una differenza. Cioè, un in un certo senso quella riapertura, no? Anche l'imprevisto, la porta che sbatte, questo essere in pubblico in continuazione, questa accountability anche un po' casuale, accidentale, che ha provocato la rete, è un sano promemoria, una specie di tornare a scuola per ricordarci alcune regole base, che però sono regole anche dei giornali, cioè sono sempre state quelle. Allora, se citi, citi, se riassumi, riassumi, se fai una parafrasi, è una parafrasi, è un'altra cosa. Questa cosa è la traduzione dall'italiano all'italiano, però è un pochino anche, c'è anche della malafede, cioè viene usata in questo modo. Allora io penso, mi sono molto appassionata anche... Anche Raffaella, molto appassionata alla vicenda del pezzo di Politico su la direttrice del New York Times, Jill Abramson, che sarebbe, insomma, donna di cattivi umori, in guerra con il suo vice direttore, eccetera, eccetera. Tutte le reazioni che ci sono state, tra cui un pezzo stupendo di Emily Bell, che sta parlando mentre siamo qui in un'altra sala, e molte altre reazioni di donne e uomini, un debunking di alcune delle cose che ha detto Politico, perché sono andati a ritrovare le stesse fonti all'interno della redazione che hanno negato di aver fatto quelle affermazioni. Va benissimo. Allora, in Italia arriva la ripresa di un pezzo, cioè la notizia non è la notizia, ma è la ripresa. Esatto. La notizia è che Politico ha detto questa cosa. Sì. Il titolo, dopo che erano già uscite tutte le reazioni, solo che poi stava diventa... solo su Politico. Sì. Il titolo di Repubblica era rivolta al New York Times. Cioè, esatto, nemmeno il margine del dubbio, mentre in rete si sta già consumando una discussione su quel pezzo, l'origine di quel pezzo e tutto quello che ha generato. L'altra cosa sui giornalisti, invece, i corrispondenti stranieri in Italia, a volte sono molto sperduti per un problema di lingua, per un problema anche di abitudine culturale, in particolare gli americani, mi ricordo, nel panico per il processo Amanda Knox, no? Che esatto, hanno fatto anche delle cavolate qui a Perugia, hanno detto, scritto anche delle cavolate. Uno l'altro giorno mi ha scritto dal Cairo: il sistema giudiziario italiano fa impallidire quello egiziano. Adesso non esageriamo, insomma. Più o meno. Non esageriamo, però diciamo ci sono queste percezioni un po', sì, un po' un tanto al chilo, dovute anche alla una differenza culturale. Certe volte però il loro sguardo, con questo candore che hanno sulle vicende italiane, è estremamente istruttivo per noi. È molto utile guardarci e specchiarci negli occhi di chi ci guarda senza avere tutto quel bagaglio bizantino di dietrologie che abbiamo noi. Certo. Che siccome ci sono gli antichi romani, allora noi, no, cioè che ci vuoi fare, noi siamo fatti così. Far parte del mondo è sicuramente una componente di questo. Il fatto delle poche pagine degli esteri, però, devo dire che è uguale in tutti i paesi, negli Stati Uniti in particolare. Il problema è che l'Italia non si può permettere di avere pochi esteri, non se lo può permettere. Anche la cosa che diceva Tania delle fonti, no? Del citare le fonti. In rete, il citare le fonti, oltre che essere, rifarsi anche quello a una regola giornalistica antica, no? Crea relazione, crea, esatto, rispetto, crea quando feedback. C'è, certo, c'è. Crea. Quindi a maggior ragione va usata, perché ci lega, ci... Esatto. Traccia dei rapporti tra noi italiani e il resto del mondo, e gli altri non hanno un pregiudizio nei confronti dell'Italia solo perché è un paese piccolo, no, o con una lingua non colonialista, e quindi no? Esatto, non ce l'hanno un pregiudizio. Siamo noi che abbiamo. No, posso dire che però questo, in un certo modo. Posso dire che questo secondo me non è affatto vero. Cioè, io conosco almeno i pregiudizio. Accidenti. Ma io ho smesso però, di frequentare le feste a Roma dei corrispondenti tedeschi perché mi snervano, scusate la franchezza. Racconta. C'è una, no, nel senso, c'è la lo voglio dire molto brutalmente, c'è la cosiddetta toscana faction, cioè è l'equivalente del Chianti Shire dei corrispondenti inglesi, dei politici inglesi. C'è la toscana faction, la Gauche Caviar, cioè sono i politici, i giornalisti eccetera tedeschi, sono comprati la casa in Umbria, in Toscana eccetera, vivono benissimo lì. E però dopodiché per loro la politica italiana è una giungla, è una palude, è inutile inoltrarsi. Io non so quante volte ho discusso, perché con alcuni corrispondenti, ma alcuni sono tutti i giorni in televisione, quindi li vediamo, la spocchia, l'arroganza con cui commentano la politica italiana dall'alto al basso. Cioè, io ripeto, occupandomi molto di questi temi, insomma, della Germania eccetera, io francamente li trovo insostenibili. Molti arrivano già qui con un'idea assolutamente precostituita di che cos'è l'Italia, appunto una fogna dai tempi dei Romani, quindi è inutile cercare di capirla.
Mi ricordo una volta, 2003, crisi Fiat, drammatica riunione a Palazzo Chigi, io all'epoca lavoravo appunto per Reuters, e mi ricordo un famosissimo corrispondente tedesco del principale quotidiano conservatore, che tutti conosciamo, dopo questa drammatica riunione, 8 ore di riunione, Fiat sull'orlo del collasso, sindacati sull'orlo della crisi di nervi, tutto quanto eccetera, esce fuori Angeletti, il capo della UIL, fa tutto un discorso sul fatto che bisogna preservare i posti di lavoro, che è un momento terribile, che appunto l'Europa non ci consente neanche più di aiutare la Fiat, per fortuna, dico io. E alza la mano questo corrispondente e dice: lei si rende conto che oggi il titolo Fiat ha perso il 3% in borsa? Allora, questo cosa cazzo c'entrava? Cosa c'entrava questo? Qual era il contributo, la domanda? Era un rimprovero al sindacalista, dall'alto di una considerazione naturalmente sprezzante che questo giornalista di un quotidiano conservatore aveva del sindacato italiano. Ma ripeto, io conosco anche tanti colleghi bravissimi che cercano invece di capire, però c'è anche tanta spocchia, tanta arroganza, soprattutto in un paese che adesso, come la Germania, io poi non parlo di altri, ha anche la presunzione di come dire, di dettare soluzioni univoche politicamente all'Europa, no? Cioè, quindi ci sono dei corrispondenti che interrogano questa politica, sono corrispondenti, ci sono dei giornalisti che interrogano questo modo di vedere l'Europa, però ripeto, io non ho visto, ho visto occhi sgranati come dici tu e curiosi dell'Italia, ma ho visto anche molta prosopopea. Probabilmente i giornali italiani prendono quello che c'è scritto lì per Orocolato, sì. E riecheggiano anche, diciamo così, del dibattito politico, dell'informazione politica italiana, le cose più banali, quelle più scontate, che corrispondono ai luoghi comuni che sull'Italia ci sono. Esattamente. Loro trovano conferma dei loro, trovano conferma dei luoghi comuni. Devo dire però che mi viene in mente per esempio Tim Parks, lo scrittore, no, inglese, no, certo, che vive a Verona, che scrive pezzi straordinari sull'Italia, che nonostante sia in Italia da più di 30 anni, ce li ha ancora quei luoghi comuni lì. Cioè è molto intelligente, molto articolato, ma ci guarda da un punto di vista radicalmente diverso, non siamo compatibili, non so come dire. E il suo stupore è anche molto sano per noi, no? Perché io in trasmissione prevalentemente traduco cose dall'estero, anche cose che qui magari sono solo dei titoli, no? Mi viene in mente tutta i grandi rimproveri che si beccò Nate Silver per essersi allargato dai suoi capi, per essersi allargato sulle previsioni azzeccate alla fine, perché ha sempre ragione, per spiegare agli ascoltatori che cosa c'era dietro quei titoli che loro vedevano in Italia. Però mi piace molto anche tradurre gli stranieri che parlano dell'Italia, perché è sempre una lente un po' straniante che ci aiuta a vedere le cose in un altro modo. Eppure ci sono anche gli stranieri che sono qui da decenni, che lavorano qui, che hanno amici qui, che sono sposati qui, hanno figli qui, frequentano scuole, ospedali, luoghi di lavoro, che pure proprio sentono questa differenza italiana ancora fortissima. Non vi capisco, è la risposta dopo anni e anni e anni che mi dà ancora mio padre, parla inglese, io non vi capisco, scusate. E cosa gli dici? Non via te. Sì. E sono diventata troppo italiana. Sai qual è il problema? Il problema è non tanto quando dice non vi capisco, ma quando dice è inutile capirvi. Esatto. No? Esatto. Perché io penso, io come al solito, questo è un po' democristiano, cioè nel senso, io penso un po' a metà, nel senso che abbiamo corrispondenti stranieri bravissimi, sì, corrispondenti certo, stranieri che hanno esperienza e quindi possono raccontare, perché hanno esperienza di questo paese, quindi non sono semplicemente una toscana frazione che ha incallito i propri pregiudizi, ma che magari sa un po' come finiscono e come cadono le cose, no? Quindi perdono nel candore del neofita, però magari acquistano nella capacità di sapere dove andrà la palla. Abbiamo un sacco di corrispondenti stranieri giovani e giovanissimi che invece hanno l'occhio sgranato di cui diceva Marina, che vogliono capire, che magari raccontano il nostro paese anche per media diversi. Cioè, che ne so, parlo spagnolo e allora non solo mi occupo del principale quotidiano spagnolo, ma anche della radio sudamericana, e quindi devo offrire di questa Italia anche un mille foglie diverso per il pubblico. Il problema qual è?
è che a fronte di tic e vezzi, di naivete e così, e un po' di così di essere sprovveduti, se noi ci incistiamo nel raccontarci o meno come lo stereotipo che vogliamo essere. Cioè a volte noi ci facciamo stereotipo perché così ci è più comodo, ci mimetizziamo meglio, tutto sommato, e così magari non si accorgono tanto di noi. Cioè il nostro abbiamo una specie di bovarismo rovesciato, cioè siccome non mi si nota più tanto, e allora vuol dire che sono accettato, e quindi che non sono più quello, lo zappatore, no? Che arrivo con le caciotte, eccetera, ma invece se non dicono niente, meglio, nessuna notizia, buona notizia. Il problema nostro e di chi vuole raccontare un po' il paese è invece dire delle cose che a volte fanno ballare o insomma sono in grado di scardinare un po' lo stereotipo, che ha una sua fondatezza, bla bla bla, come dice l'antico adagio, ma che oramai si è arricchito, si è complicato, si è confuso, ed è complesso e complicato anche per noi. Io l'altro giorno, mi è capitato qualche tempo fa di vedere il documentario di Bill Emmott, uh-huh, e di Annalisa Piras, adesso poi ognuno ne avrà la sua valutazione, eccetera. Qual è il tentativo che ha fatto Bill Emmott, molto British, cioè di separare il grano dall'olio, di raccontare la buona Italia e la bella Italia insieme, ovviamente a seconda di come la monti, per far capire, guardate, prevarrà alla fine la vostra grana e qualità oppure no, oramai siete spacciati. Questo è un po' lasciato, come si fa nel giornalismo britannico, un po' lasciato all'occhio di chi guarda. È pieno di luoghi comuni quel tipo di racconto? Sì. Molto. E però ci aiuta attraverso questi luoghi comuni a capire qualche cosa di noi? E dico altrettanto sì, perché alcune di queste storie, con un occhio un po' come la romantica donna inglese che faceva Enrico Montesano, no? Con un occhio un po' così, io non le conoscevo da qui, oppure le mettevo tutte in un novero, in un canto, che vabbè, insomma, questo è interessante. Quindi, insomma, secondo me la sfida, per chi racconta dalla Luna alla Terra, per chi sulla Terra vuole essere raccontato alla Luna, è cercare di forzare un po' i nostri e i vostri e i loro stereotipi, per così, per allargare un po' le maglie, ecco, senza avere la pretesa di dire come siamo diventati o raccontare come siamo diventati. No, volevo raccontare un'ultima cosa che c'entra un po' anche, secondo me c'è anche un po' di pigrizia nel leggere le cose italiane. Questo detto da Bradipo. Sì, detto da Bradipo, però questa volta non è un complimento. Lentezza, non pigrizia, precisiamo. Cioè, ogni tanto mi chiamano così per sapere dalle radio tedesche, austriache, così, che succede in Italia. E devo dire che prima, durante la campagna elettorale e dopo, c'è stata una domanda ossessiva di questi canali molto diversi, insomma, pubblici, però l'unica domanda vera era: e Berlusconi? E io dai a spiegargli, guardate che ci sono altre cose in Italia, si sta disgregando l'ultimo partito degno di questo nome, è in una crisi spaventosa, oppure c'è un fenomeno Grillo forse che dobbiamo analizzare, no, niente, l'unica cosa, mi chiedo, sì, però Berlusconi torna al governo o no? Questa è l'unica, ripeto, questa è l'ossessione molto tedesca, però ecco, questa lettura forse è un po' semplicistica, no? Io non voglio dire che sia l'ultimo dei problemi Berlusconi, ma credo che al momento i problemi, tra virgolette, cioè le novità siano altre, le cose da analizzare siano altre, ho cercato appunto un po' di farlo capire, ma non c'è verso, è come se ci fosse una... perciò dico che mi arrabbo ogni tanto con l'immagine che viene data dell'Italia all'estero, no? Perché... è un'immagine molto semplificata, molto banalizzata, non lo so, io penso che siamo anche un paese molto ricco politicamente, cioè almeno molto complicato, molto molto tragico per certi versi, ma io quello che leggo appunto sulla stampa straniera, spesso e volentieri, è vero quello che dice Marina, che è un punto di vista a volte rinfrescante, perché alla fine conta anche quel punto di vista lì, ma insomma loro spesso vanno al sodo, no? Dicono sì, ma quindi, no? Questo è un punto di vista molto salutare, però poi appunto c'è una versione semplificata, perché l'unica cosa che vogliono sapere in questo momento, per esempio in Germania, è
cosa farà Berlusconi. E secondo me questo non è il problema. Però allora sta al giornalista italiano riuscire a presentare la situazione com'è, e deve farlo in un modo, in modo da essere compreso da tutti quanti. Ma quando parli della crisi del PD, no, che voglio dire, è una cosa enorme, e poi ti interrompono subito e dicono sì, vabbè, ok, però poi... C'è qualcuno che non è d'accordo. Ma crisi del PD? Ma quale crisi? Ecco, no? Si può dire, ecco, vedi, ti sei risposta. Ma è tutto passato, erano due giorni. Ah, giusto. No, parlavo del passato. Esatto. Era già ieri, tutto chiuso. E, grazie, intanto a voi. Ci sono delle domande, qualcosa da chiedere? Wow. Credevo, ero già pronta alla morte della cosa. Prego. Aspettate il microfono. Ci sono i microfoni. Allora, buongiorno intanto. Non so se vada troppo indietro nel tempo, ma non credete che diciamo questa difficoltà della stampa italiana, dell'Italia in genere, a portarsi possa risalire agli anni, mi spiegherò ovviamente, della guerra fredda, nel senso che l'Italia dopo la seconda guerra mondiale si è messo sotto l'ombrello della NATO, non si è occupata praticamente mai, secondo me, insomma, io che sono appassionato di politica estera, non a caso ci sono tuttora 62 pagine, si è detto, di politica interna e appena 2 o 3 e mezza, insomma ci sono dei giornali, qualcuno della capitale che fa una giornata nel mondo e mette una serie, credo sia Il Tempo, insomma, mi permetto di citarlo, quindi 4-5 notizie in una pagina sola, per me è una cosa impressionante. Quindi ecco, la domanda è: non credete che possa risalire questa difficoltà dell'Italia a rapportarsi nel fatto che non se ne sia tanto importata dell'Italia, insomma tutti i governi dell'est, tanto c'erano gli Stati Uniti all'epoca. E poi in realtà, così giusto un appunto, in effetti per quello che mi è dato vedere, io mi occupo di giornalismo, ma insomma a livello locale, non ho la fortuna di occuparmi di estero, vedo però in ogni caso che l'Italia venga vista sempre con i luoghi comuni. Ricordo all'epoca dei mondiali, quando l'Italia arrivò in semifinale con la Germania, ci fu il famoso episodio, no, dell'italiano, credo insomma stesse mangiando gli spaghetti, che fosse mafioso probabilmente, insomma su questo ecco, concordo. Ecco, la domanda è appunto quella che ho posto in precedenza, grazie. Sulla guerra fredda, Antonia, come dire, un excursus, no? Vabbè, no, a parte la Germania, vabbè, muro di Berlino. Berlino. Ma io penso di sì, questa possa essere una spiegazione, insomma. Ripeto, poi la politica italiana richiede molta concentrazione, perché appunto è una cosa complessa, quindi probabilmente io poi non so quanto corrisponda davvero all'interesse dei lettori tutta questa, no? Perché io penso a un fenomeno come Internazionale, che è un settimanale straordinario che sostanzialmente traduce degli articoli stranieri. Quante esperienze del genere ci sono all'estero? No? Mi chiedo, ce n'è uno francese, credo, non so Marina se... Però, quindi c'è una domanda, io pure quando ho la fortuna di andare a parlare nelle scuole, no, lo facciamo alcuni, nella sento tantissime, mi arrivano tantissime domande su cose assurde, tipo, ma secondo lei in Messico, eccetera, eccetera, io dico, guardate, non lo so. E quindi scopro che i ragazzi, per esempio, hanno un interesse enorme in politica estera, Primavera Araba è stata seguitissima, mi arrivano continuamente domande su quello... Noi abbiamo un grandissimo inviato che è Mimmo Quirico, che è stato, l'ha scritto secondo me un libro bellissimo su questo, che è La Primavera Araba, anche molto sobrio, no? Sì, io penso che possa venire da lì, ma è un'abitudine che continua a esserci nei giornali, triste, quando invece, ripeto, la domanda è un'altra, no? La domanda è anche di notizie dall'estero, di sapere che cosa... Però ripeto, io non so rispondere a questa domanda esattamente, è una mia ipotesi, ma... Io, Marina, prendo un secondo. Sulla guerra, tu sei sulle primavere arabe. No, sicuramente ci sono lunghe durate e storiche per questo tipo di atteggiamento. Poi ci sono anche dei tratti caratteriali, adesso non so se esista qualcosa come il carattere o l'identità di un popolo, però sicuramente...
esiste qualcosa come la nostra cultura, e sicuramente questo pesa nel modo con il quale noi ci rapportiamo, ci approcciamo. Io mi ricordo per esempio molto spesso i media americani, mi ricordo un ritratto di Berlusconi del 2001, campagna elettorale, un bel pezzo, se non ricordo male, era Alessandra Stanley, che adesso si occupa di televisione per il New York Times, e che raccontava Berlusconi attraverso l'ossessione italiana per la bella figura, in italiano, la bella figura. Non ci ho mai pensato a questa cosa, perché uno dice l'hai fatto bella figura, bella, però non avevo mai pensato che era un tratto del carattere italiano. E quindi tutto Berlusconi, il berlusconismo, anche quei tratti ultra provinciali, ecco appunto il bovarismo, no? In quella intervista c'era la famosa frase di Berlusconi che dice: io sto con l'America prima ancora di sapere cosa pensi, che era un po' sbertucciata dalla giornalista, come per dire, vedi, a proposito di subalternità, questo è proprio, no, l'esempio lampante, a noi ci rassicura perché questo vincerà, e vincerà, e quindi è un amico a prescindere, diciamo, a sua insaputa degli Stati Uniti, e però allo stesso tempo ci giocava, ironizzava, come per dire, no, questi sono talmente affamati di entrare nel salotto buono, di farsi vedere presentabili, di mettersi con la cravatta, eccetera, eccetera. Poi non sapeva quello che sarebbe, diciamo, quello che sarebbe venuto, cioè, ma qui faccio una parte biega proprio. Però questo per dire che poi ci sono caratteri che poi diventano stereotipi, ci sono storie lunghe durate, culture, e probabilmente sì, anche il nostro ruolo, il nostro posto nel mondo. Mi hai fatto venire in mente una cosa, Filippo, non c'entra con la guerra fredda. Stavo pensando se provassimo a rovesciare il discorso, no? Non tanto l'italiano che si è rivolto verso l'estero e anche un po' vittima appunto di stereotipi a priori, il come ci raccontiamo, non ce ne frega niente di farci capire, basta che ci capiamo tra di noi, non ci capiamo neanche tra di noi, e quindi è un circolo vizioso. Io cerco di vederla in positivo in questo momento, secondo me, grazie anche all'online. I miei, diciamo così, giornalisti di riferimento sulle vicende italiane, io penso che il primo step della traduzione verso l'estero sia tra di noi, no? Sono quasi tutti di formazione anglosassone in realtà, e quello che fanno, pur attenendosi, diciamo così, a raccontare le notizie nel modo più, insomma, fedele possibile, e a leggere la realtà, a fornire delle chiavi di interpretazione di quello che sta accadendo nel palazzo, di quello che sta accadendo nelle strade e così via, che in questi giorni è così importante per noi, secondo me però fanno anche un'altra cosa. Adesso cito alcune cose della stampa, sicuramente Europa, sicuramente il Post. Fanno un esercizio di narrazione di noi, da cui traspare, secondo me, l'aspirazione a essere meglio di come siamo. E se pensate alla scrittura giornalistica americana e all'idea con cui gli americani si ricostruiscono ogni giorno narrandosi, nel modo in cui si raccontano, costruiscono il paese e la politica, e tengono anche insieme la politica attraverso la narrazione di sé. Noi questo non l'abbiamo mai fatto, ma è una componente fondamentale anche dell'utopia di domani, no? Il richiamo alla decenza, il richiamo a una certa calma di linguaggio, a una certa proprietà ed esattezza di come si scrive, nonostante quanto più il momento è tragico e sgangherato, anche disordinato, caotico, quella linea di principio, il giornalismo può fare cultura, può fare più che solo notizia. È lo stile di come ci narriamo, che tiene tra le righe anche l'aspirazione a come potremmo essere. Secondo me è un compito civico in questo momento. Non è soltanto, il giornalismo non può limitarsi soltanto a registrare l'esistente. Ma ad esempio, se pensate alla campagna di Obama seguita da Klein sul Time, leggere un pezzo di Klein è leggere uno storytelling meraviglioso. Non è solo il fatto che accade, è anche effettivamente come lo narri senza stravolgerlo, però riesci a darmi qualcosa che mi rimane, e effettivamente qui c'è la componente civica. Una domanda di amici inglesi di questo periodo, non vi offendete,
perché per 60 giorni siete rimasti lì così? È la cultura che non passa, ma proprio da un punto di vista di perché non il giornalista non fa qualcosa dicendo muovetevi, fate, perché non è visto da quel punto di vista, no? Non si è, il giornalista non è qualcosa che può smuovere, o quantomeno non ancora, perché comunque ci sono delle figure che si polarizzano. Io penso che abbiamo vissuto per 20 anni in una casa in cui c'erano tutti gli specchi rotti, no? Quindi siamo abituati a vederci tutti spezzati e irriconoscibili in qualche modo. E il giornalismo serve anche a pulire gli specchi e a cominciare a raccontarci un po' diversi. Ma devi avere anche una, anche l'onestà intellettuale di farlo, andando contro magari a quella che può essere la linea del giornale, o piuttosto anche la linea di pensiero comune dell'essere comunque non solo dei racconta storie, però anche in grado di crearne una, cioè come diceva Filo prima, il discorso di andare alla fonte se una notizia la vuoi andare a confermare piuttosto che a negare, e non ti limiti a, in questo caso con Twitter, ritwittare la smentita o la conferma, ma ci costruisci sopra qualcosa. Quello poi vorrà dire che si spera la prossima volta, prima di parlare, la persona interessata penserà al fatto che potrebbe essere smentito nel giro di 10 secondi. Ed è una delle cose che è emersa anche con gli attentati, ritorniamo sugli attentati a Boston, dove tutti pronti col ditino lì a dire ci sono tot morti, ci sono bombe, lockdown negli hotel, New York in stato di allarme, quando sarebbe bastato aspettare un attimo per poi vedere che non era proprio così, così drammatico. Posso raccontarti una cosa, Sara, su questo? Mi prendo un altro minuto e chiedo scusa per la domanda. A proposito delle stragi, mi era capitato personalmente con la strage di Denver, oramai abbiamo una specie di calendario di stragi che ci accompagna, cioè quello del Joker, di quello con i capelli arancioni che era entrato in un cinema all'anteprima del film di Batman e aveva ammazzato un sacco di persone. Aurora, esattamente. Che è successo? Succede che quella cosa avviene tardi, perché era un'anteprima, però tardi, a 1 di notte, e quindi arriva tardi per i media americani e di prima mattina in Italia. Quindi che succede? Succede che io, come mi capita molto di rado, sto su Twitter e vedo che arrivavano delle cose da lì che erano ancora piuttosto confuse di questa cosa che stava avvenendo. Che succede? Che su Twitter, cioè sulla rete, io ero in condizioni in tempo zero, mentre le grandi emittenti americane stavano cominciando ad andare lì, quindi sigillando l'area, eccetera, eccetera, e c'erano i primi stand up fuori, ma con l'area sigillata, quello dietro solamente sirene, c'era la radio della polizia in streaming, cioè mentre loro stavano lì cercando di capire questa cosa, la conta dei morti, io sentivo la polizia che diceva in questo corridoio 3 corpi, qui abbiamo, e questo si sentiva in diretta, c'era in diretta, io potevo seguire, andiamo a vedere su YouTube, perché siamo diventati un paese di pazzi, un mondo di pazzi, e su YouTube arrivavano i primi video, mentre loro, cioè in Italia stavamo ma un'ora e mezza avanti dal punto di vista della notizia. Tant'è che il primo video su YouTube di uno che era uscito col Samsung e riprendeva le persone che uscivano dal film, io mi sono fatto pure lì delle, dico, ma è vero, non è vero, è una cavolata, non è una cavolata, ho fatto finta di fare le verifiche, ho triangolato, ho capito che quell'account era di uno di lì, ho visto che cosa diceva su Facebook, insomma lo twitto e lo ritrovo dopo mezz'ora nella trasmissione in diretta dell'emittente locale che noi seguivamo in streaming. Cioè siamo diventati talmente newsroom globale che io in pigiamone da casa mia e quelli che stavano là, che ancora non sapevano che era successo, avevo una serie di fonti primarie come la radio della polizia, i video dei superstiti, eccetera, attraverso la rete. Questo a proposito di raccontare i fatti, e come Boston ci impone una riflessione, insomma io l'avevo vissuto in prima persona qualche mese fa, e così ponendomi tanti interrogativi riguardo alle cose che ci stiamo dicendo.
Chiedo scusa che ho bloccato una domanda. Sì, anch'io dico due cose flash e poi magari sentiamo. La prima cosa flash, siccome per ora volevo anche criticare un po', io sono stata 7 anni giornalista parlamentare, effettivamente ero circondata veramente, per fortuna mi occupavo di cose che non interessavano a nessuno, come la finanziaria, cose così, però i giornalisti politici che stanno in Parlamento ci sono veramente quelli che pensano di far cadere i governi, cioè questo non è un luogo comune, è vero, quindi c'è un'autoreferenzialità dannosa in molti giornalisti politici italiani. E questo a difesa, visto che come dire, siccome l'ho difesa fino adesso, però è vero che c'è una spocchia anche lì interminabile. Invece a Sara volevo dire, è vero, noi siamo stati 60 giorni senza governo, e l'Olanda? E il Belgio? Ecco, questo è di nuovo un riflesso condizionato tipico, no? Di noi inglesi, tedeschi, eccetera, di dire, beh, voi siete il solito casino da 60 anni, minchia, non riuscite a fare un governo in 2 mesi. Ho capito, ma ci sono esempi stranieri e comunque noi nel casino siamo sempre riusciti a andare avanti. Ricordi la grande coalizione tedesca, quando erano il pareggio, esatto. Erano rimasti così per un mese, sono rimasti e non sapevano neanche chi sconvolti. Doveva fare i colloqui per la Schröder ubriaco che andava in televisione e diceva io che sono il cancelliere, e lui ha perso le elezioni un minuto fa. Sì, non era il massimo. C'era la domanda. Microfono, non so se funziona, sì funziona. Volevo fare 2 appunti. Allora, il primo mi aggancio alla riflessione che stava facendo lui su Denver e a quella che è stata fatta in precedenza sul fatto che, tra virgolette, le agenzie di stampa non sono morte, ok? Sempre facendo il confronto fra agenzia e Twitter. Io lavoro per un'agenzia, ho assistito qui a diversi panel che parlavano appunto di questa cosa, di come Twitter stia sostituendo le agenzie. E la mia riflessione è questa: nel momento in cui noi agenzie che lavoriamo per altri giornalisti vediamo un giornalista di un sito web, di un giornale, che va direttamente alla fonte, come ha fatto lui, e lui è capace di verificarla, quella fonte. Ti incazzi. Come? Ti incazzi. No, agenzia, no. È chiaro, ma lui fa benissimo, nel senso che lui è un giornalista e ha tutte le capacità per verificare lui stesso quella fonte. Allora, nel momento in cui questa cosa accade, già sulla cronaca accade quotidianamente, vediamo, che ne so, un incidente stradale, un passante che lo vede e twitta destinando questo tweet magari a Sky TG24 piuttosto che alla Rai. No, questa cosa già accade sulla cronaca da diverso tempo. Sta accadendo in politica, perché molti politici, penso a Maroni o a Emiliano, ai giovani turchi che in questi giorni continuavano a twittare, e noi cronisti di agenzia prendevamo i tweet piuttosto che comunicati stampa, che adesso non fa più nessuno, cioè i comunicati stampa dei politici non li fa più nessuno. Allora magari, secondo me, al momento si salva soltanto la giudiziaria, che ha le carte che passano e quindi serve andare a bussare, l'avvocato, eccetera. Poi c'è Travaglio che fa il bollettino quotidiano. Esatto. Quindi questa cosa, magari adesso no, ma fra 10 anni, mi chiedo, le agenzie potranno veramente morire? Questa è la prima riflessione. La seconda, all'inizio si è parlata della traduzione degli articoli. Io lavoro per un'agenzia, però ho anche un blog e più volte ho pensato di scrivere in inglese. Però mi rendo conto che per quanto io possa parlare, farmi capire in inglese, dialogando, scrivendo, farei una ricca figura di merda, scusatemi l'espressione, perché mi rendo conto che scrivendo un inglese di madrelingua leggerebbe e direbbe: ma perché la sta scrivendo così? Perché costruisce la frase in questo modo? Quindi vorrei chiedervi consigli per un giornalista che magari conosce l'inglese, riesce a esprimersi, ma non sa come scrivere, cioè io non saprei da dove partire scrivendo in inglese. Ci sono i traduttori. Senza offesa, però ci sono delle cose che si leggono che sono vergognose. E c'è l'esempio del corrispondente dall'estero che ha vissuto anni, scrive bene e sarà comunque riconosciuto come l'italiano, il francese, il tedesco, perché ci sono delle costruzioni connaturate, perché è l'esempio che facevo quando insegnavo ai bambini e i genitori dicevano: ma perché mio figlio che ha 2 anni canta già la canzone in inglese? Perché non ha idea che sia in inglese, non lo sa, perché parla e basta. Questo è quello che
tutti gli italiani, gli inglesi, i tedeschi hanno dentro la testa. Inizi a parlare in una certa lingua e lo farai automaticamente. Nel momento in cui ne inserisci un'altra e la studi, tu per fare una frase dirai devo usare un certo tipo di passato, costruirla in un certo modo, e quindi sarà per forza innaturale. E se hai solo la volontà di farti capire, nel senso parli, mandi una mail, eccetera, quello non è un problema, ma nel momento in cui diventa lavoro, a parte il giornalismo, io ho visto manuali tecnici di aziende piuttosto che traduzioni anche di fiori che erano da mettersi le mani nei capelli. Uno lo legge e dice cosa stai dicendo? Pensate anche a quello che il Google Translate, che io odio con tutta me stessa, funziona bene fra l'inglese e il francese, ad esempio, perché bene, funzionicchia, perché è usato anche in un certo modo. L'italiano medio è il ragazzino delle medie o delle superiori che deve farsi la traduzione, mettere tutto il testo, lo gira e poi vedi delle cose che non stanno nel cielo e in terra. Se un giornalista fa così, e mi è capitato di rimproverarlo pubblicamente su Twitter, qualcuno diverse volte ha postato questo è il mio articolo, visto che io sono figo lo metto su Google Translate e lo leggono tutti i miei follower inglesi, e ci sono delle cose che almeno rileggilo. Tu giornalista vuoi riconosciuta la tua professionalità ed è giustissimo, un giornalista deve essere pagato, il giornale lo devi pagare perché c'è tutta una professionalità dietro. La stessa cosa da traduttrice chiedo, invoco che venga riconosciuta ai traduttori. Non è facile, in Italia è considerata una professione inutile, però cioè, anche noi studiamo, e non poco, e anche noi dobbiamo prepararci e seguire determinate cose. Adesso tutti sanno cos'è lo spread. Anni fa ti veniva detto che sì, era un differenziale, e va bene così, nel senso, è quello. Se vuoi però usare un termine inglese, usa quello giusto. L'education non è l'educazione, che ne pensino tante persone. Insomma, quindi quella io rispondo, scusate, ma chiamata in causa, ho risposto per quello. E anche Marina, secondo me, può dire qualcosa. No, ma adesso mi viene in mente, è molto strano, la traduzione è una di quelle cose che tutti pensano di poter un po' fare arrangiandosi, no? Mettendo insieme quattro cose. Un po' come se io dicessi, ma io non sono idraulico, però due tubi a casa mia li so mettere a posto, poi se scoppia il tubo ti si allaga la casa, non ti devi stupire. Il problema è che la traduzione non ha delle conseguenze disastrose, cioè non ti si allaga la casa. Intanto però produci, con la cosa drammatica della cattiva traduzione è che produci anche persone che leggono un italiano peggiore, questo alla lunga è dannosissimo. È una professionalità anche intermedia. E io penso anche che il giornalista e il traduttore potrebbero lavorare insieme, per esempio. Magari. E prevedo che questo succederà prima o poi, cioè quando avremo anche le risorse da investire su questo. Però deve per forza partire da un passo precedente, che è quello di riconoscere la dignità del lavoro del traduttore, che è un lavoro specializzato. Cioè il lavoro di trasportare il tuo significato e la tua ricerca in termini comprensibili per un'altra lingua, con la massima fedeltà possibile, ma anche con tutto un bagaglio, no? di conoscenze, di cultura, che non è giusto improvvisare. Poi per quello che chiedevi tu cioè la lingua con cui ce la caviamo è la lingua con cui si può scrivere giornalismo. Io sono dell'idea che sempre meglio lavorare sull'italiano di partenza. Quanto più è buono l'italiano di partenza, tanto meglio sarà qualunque traduzione, sia che la faccia tu che sia che la faccia un altro, perché lo stesso livello di approssimazione io lo vedo un po' anche nella scrittura in italiano, diciamo così. Studiare e leggere tantissimo è una delle cose più, rimanere nell'ambiente, nel brodo della lingua che si vuole frequentare, no? Quindi leggere tanto, leggere narrativa, leggere saggistica, non solo giornalismo. Questo è valido per me per l'italiano come per le altre lingue. Anche perché ci sono formule giornalistiche che, come in italiano, poi sono sempre quelle, tornano, ma ti aiuta anche effettivamente sapere come si dice come stai e vuoi un caffè, ecco, proprio per la base.
E per le agenzie, io appunto vengo dalle, o meglio, io ho cominciato in radio, poi sono passata alle agenzie di stampa e devo dire che tutto quello che io so del giornalismo l'ho imparato lavorando per 5 anni, prima a Reuters e poi in un'agenzia di stampa che adesso si chiama TM News, all'epoca si chiamava AP Biscom, poi APCOM, eccetera. Tuttora per me, se io dovessi consigliare a un, a, lo faccio sempre appunto quando vado nelle scuole e loro mi chiedono dove cominciare, dico sempre agenzie di stampa, agenzie di stampa, agenzie di stampa, perché lì appunto quando vai a Reuters non impari tanto la velocità, impari anche quello, perché Reuters è una agenzia davvero iper competitiva, ma la prima cosa che ti insegnano è to be reliable, appunto l'affidabilità. Quando uno legge una Reuters deve sapere che quella è una notizia vera e fondata. E quando io andavo a fare l'Istat la mattina, vedo Anna lì in fondo, mi chiamavano da Londra per farmi correggere i numeri al secondo decimale. Noi facciamo ripetizione corretta sul secondo decimale. Cioè, questa è la grande e enorme tradizione delle agenzie di stampa migliori. Io ripeto, tutto quello che so del giornalismo lo so perché ho lavorato e ho cominciato lì, e io provo un grandissimo rispetto per le agenzie di stampa, spero che tra 10 anni esistano ancora. Io credo che se questo patrimonio viene mantenuto sopravviveranno, perché ripeto, Twitter appunto è una giungla, no? È un posto dove ci sono anche tanti cialtroni, tanta gente che purtroppo non cita le fonti che spesso sono le agenzie di stampa. Ripeto, per me è un patrimonio enorme l'agenzia di stampa. Io quando posso le cito volentieri, e secondo me tra 10 anni esisteranno ancora, perché come diceva anche Filo prima, no? Vivono una seconda giovinezza, l'immediatezza della notizia richiede questo, e la gente poi alla fine chiede affidabilità, non chiede velocità. Boston è uno shock salutare, perché appunto lì è successo esattamente questo, che la velocità ha imposto degli errori madornali. Quindi forse oggi è più importante sapere che quella notizia è affidabile piuttosto che è la prima, no? Cioè io anche vedendo, non so, 3-4 agenzie di stampa in Italia, forse sono un po' troppe effettivamente, ma io vado a cercarmi quelle che, dove so che sono, no? E anche le sigle, io le conosco, e per me è più importante l'affidabilità che la velocità. Su questo dico un'ultima cosa, sarebbe interessante, però questo lo chiedo a Tonia, perché sì, forse siamo fuori con i tempi. L'ossessione dello snap, che per chi non sta in un'agenzia di stampa, cioè quello che dice Tonia è prezioso, perché da una parte c'è la questione dell'affidabilità e solo dopo la questione della velocità, però consideriamo che il lavoro di agenzia di stampa ha a che fare con affidabilità mentre stai a 300 all'ora. Esatto. Che cos'è lo snap? Lo snap vuol dire che flash. In alcune agenzie di stampa, per dire, quelle appunto molto reliable, ti contano quanto hai di ritardo rispetto alle altre agenzie di stampa per ogni lancio. Quindi tu hai uno score. Ci sono anche dei premi, cioè la Reuters si davano dei premi. Mi chiamavano da Londra per dire: hai battuto di 3 secondi Bloomberg. Bloomberg è la grande ossessione di Reuters e viceversa. Però 3 secondi cosa sono? Neanche un market mover, non lo so. Cioè questo è come Usain Bolt, cioè sui 100 metri, no? In teoria io pure sarei fortissimo se non ci fosse quel dramma dei secondi, dei minuti. E quindi per capire come lavorano le grandi agenzie di stampa internazionali, un'agenzia di stampa che misura e conta quanti secondi ogni tuo lancio è arrivato prima o dopo quello della concorrenza. Quindi questo la dice lunga anche su che cosa vuol dire, no? l'affidabilità in questo contesto, perché una cosa è fare un viaggio con la giardinetta, una cosa è che stai a 300 all'ora e devi, no? E devi dire sì, giro, vado, faccio, so dove devo andare. Grazie. Rispondo solo a una cosa che mi è arrivata. E effettivamente mi fanno notare che tante traduzioni in inglese non si possono vedere, sono fatte da traduttori. Ammetto la cosa e dico anche che ci sono traduttori e traduttori. Io collaboro con il Foglio e sono subentrata a qualcuno che prima il lavoro non lo faceva bene. Per me devi premiare la qualità della persona, il lavoro che ti offre, e non solo anche qui
il tempo che ci mette, perché sì, con un Google Translate oppure con alcuni altri programmi puoi fare una traduzione in un quarto del tempo. Se poi la traduzione però fa schifo e basta. E quindi sì. Esatto, una volta che poi la fai e devi andarla a rivedere, devi comunque ritornare a vedere la fonte, e sì, non ci siamo. Quindi come preferisco leggere bravi giornalisti, preferirei che venissero usati bravi traduttori. Così. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.